Settimana scorsa mi ha telefonato alle 22 della sera un papà. Dice: Don Antonio, mi ha telefonato la polizia, c'è mio figlio, in guardina, perché aveva quattro spinelli in tasca. Papà, direttore d'azienda, alle 22 della sera, il figlio prima liceo, scientifico, che viene preso per quattro, erano solo quattro spinelli, in verità, ma siamo dovuti in qualche maniera andare a ragionare insieme, padre, figlio, io non sono lo Spirito Santo, ma comunque è Don Antonio, è Don Antonio. Ma guardate che questo ragazzo splendido si chiama. Quello che si chiama, mi dice Don Antonio, come fa lei a dir di no quando 20 su 20 si spinella? Quando te li mettono in tasca? Io dice, me la sono messa in tasca, volevo anche buttarli via, fatalità. 200 metri fuori, avevamo bevuto un po'. E dice, mi hanno fermato perché avevo bevuto un po'. E mi hanno trovato quattro spinelli. Poveretto me l'ha detto così, si è confessato con la semplicità di un ragazzo ancora abbastanza ingenuo, non certamente balordo, ma rimani disorientato, perché te ne accorgi quanto i nostri figli siano intelligenti, ma quanto siano deboli di carattere. E oggi un padre deve aiutare il figlio ad essere forte di carattere. E quindi siamo minoranza. Allora, dentro a questa lettura, vorrei che noi dicessimo la fortuna che hanno oggi le donne italiane, le donne, di aver acquisito tutti gli aspetti della loro personalità, di poter finalmente essere donne, madri e spose, va bene, perché questi tre aspetti possono essere gli aspetti che rendono meglio la loro esperienza, cosa che ai tempi non era possibile. Come siamo fortunati di avere in casa il televisore e avere le notizie di prima mano di tutto il mondo, del mondo che soffre, del mondo politico, del mondo degli incidenti, però usiamolo con criterio e soprattutto usate con molta attenzione, state attenti, non siate così ingenui di lasciare computer e strumenti di questo tipo, va bene, in casa senza il controllo. A me viene da ridere la privacy, dice, ma la privacy. Tuo figlio fino a quando ha 18 anni, va bene, è minore e quindi hai tutti i diritti di controllare quello che fa. A me viene da ridere la privacy. E dovete salvarlo e siate svegli su questa roba qui, perché questi nei prossimi anni saranno gli strumenti che possono in qualche maniera complicare la vita nostra e dei nostri figli. Mi raccomando, l'adolescenza i figli oggi hanno questa fortuna di prepararsi alla vita, cosa che non abbiamo avuto noi. Aiutate i vostri figli a passare questo periodo anche di rischio, non preoccupatevi, però aiutateli a capire che cosa significa oggi l'adolescenza, le cose meravigliose che durante l'adolescenza esplodono. Fate capire la meraviglia del loro corpo, che cosa significa amare. Non abbiate fretta e i vostri figli si innamorino. A me quando una mamma viene a dire, ma mia figlia ha 14 anni, c'è già il fidanzato, c'è mia figlia la Salunga. Dice, può tenere a bada anche ragazzi di 18, 19, 20 anni, quella povera mamma deve farsi visitare e andare a piedi in ginocchio fino a Padre Pio, perché questa è un'eresia, un peccato mortale. C'è il tempo, l'amore è una parola, è un contenuto così grosso che esige anche una preparazione psicologica, fisiologica, etica. Non parliamo di amore a 16 anni o 14 anni, parliamo di amicizie. Fate il possibile che i vostri amici, che i vostri figli abbiano amicizie, perché l'adolescenza è anche il tempo delle amicizie.
beati gli oratori, le attività sportive, le attività musicali, quelle che permettono ai nostri figli di vivere con i coetanei in una maniera serena. Poi ci saranno le piccole cose, ma non chiamiamole amore. La parola amore è una cosa di cui si deve parlare dopo 18 anni, quando va bene. Perché se bruciamo le tappe, se bruciamo le prime tappe a 30 anni, sarà finito tutto. Perché avete bruciato le premesse dell'amore. Che l'amore non è un'avventura stagionale ed esige una capacità, una pazienza. Vivere per 24 ore al giorno, bene, con una persona che è totalmente diversa da te e che la accetti totalmente diversa, che non fa il possibile che venga, che sia simile a te, esige una preparazione fortissima di carattere, anche preparazione, se volete, teorica, ma soprattutto di carattere e di fede, altrimenti non si sta più insieme. Quindi beati questi adolescenti che possono fare, e voi che potete aiutarli a capire questo. E poi vorrei invitare, mai come in questo momento, la figura del padre va, forse per la prima volta scopriamo il padre in questa società. Perché la società di ieri è la società delle madri e poi dei padri. Io per esempio, che sono vissuto a San Massimo in una specie di cascina dove c'erano, mio papà erano 12 fratelli, dove lì la figura dell'uomo era la figura, lo zio, il papà, il nonno, tutti comandavano. Cioè quando il nonno diceva, quando lo zio parlava così, perché l'educazione, va bene, c'era la mamma e poi c'era tutto il contesto del clan che educava. Adesso non c'è più il clan, adesso c'è il padre. Per la prima volta c'è un padre, un uomo, una donna e un figlio, e i figli, per la prima volta. Poi c'è una porta chiusa, la potete anche tenere aperta, però mai come adesso la famiglia si articola in padre e madre. Madre e padre si articola, che deve essere questa articolazione trasversale tra marito e moglie e verticale tra marito e moglie, papà, mamma e figlio. Ed è un'occasione straordinaria. E voi padri, soprattutto quarantenni, che avete i figli giusti giusti, intanto venite in chiesa anche per pregare, che c'è bisogno di pregare, ma soprattutto cominciate a parlare tra papà, tra voi due, tra marito e moglie. L'adolescente ha un bisogno terribile che papà e mamma si vogliano bene. E soprattutto c'è un bisogno terribile che papà e mamma siano sinergici a gioco. Perché è inutile che le mamme facciano la fatica bestiale un adolescente quando non c'è il papà. E viene da ridere, dico, è inutile che la mamma raddoppi la sponda se dall'altra parte non c'è niente. E quindi se avete un marito molto impegnato nel lavoro, ogni tanto le tirate la cravatta e si dice, vieni in casa, per favore. Bene, perché dobbiamo, usate la cena, deve diventare ancora un momento straordinario. Tanto è vero che Gesù ci ha salvato con la cena, quindi è una cosa straordinaria. Anche la famiglia, tornate, state vicini ai vostri figli, portate pazienza, ascoltateli. La cena deve essere un momento di amicizia, se dovete litigare fatelo dopo. Queste sono le cose e i consigli che vi do, nella speranza che vi siano serviti, e se non vi sono serviti a voi, sono serviti a me. Ok?